Andrea da un visto di carattere. Questa cazzo della gamba è questa? Questa no, questa non è quella. Ma posso incidere? No, sì. No, glieli mandano loro perché non c'hanno modo di fare una foto. Sta succedendo una cosa molto seria, guardi che adesso è diventata una vera e propria emergenza, un'emergenza che va trattata sicuramente a livello nazionale, perché noi settimanalmente tutto il meccanismo di protezione civile, provinciale, comunale, con tutte le componenti delle forze dell'ordine è impegnato in queste situazioni che comportano poi la permanenza presso le strutture che sono state collocate sul Reggio Calabria per accogliere 400 migranti. Vengono impegnate settimanalmente, quindi con utilizzo di risorse umane, di risorse finanziarie veramente, veramente importanti. Adesso è una situazione che ritengo sia divenuta quasi, quasi ingestibile, quindi necessariamente bisogna prendere i dovuti provvedimenti a tale situazione di emergenza che ormai veramente sta mortificando tutto il sistema di protezione civile comunale e provinciale. Ecco, qual è il rischio? Ma guardi, noi adesso a questo punto siamo veramente al collasso, perché lei deve considerare che noi ci avvaliamo del mondo del volontariato, perché il compito della protezione civile comunale e provinciale è quella di coordinare tutto il mondo del volontariato. Il mondo del volontariato che se è circoscritto e limitato ad un determinato periodo fattivamente collabora ed è un mondo veramente meraviglioso, però se viene impegnato quotidianamente distraendolo a quelle che sono le loro attività lavorative, ricordo a me stesso che si tratta di persone che hanno le loro attività, chi fa il ferroviere, chi fa l'infermiere, chi lavora in azienda e che devono sottrarre la loro licenza e il loro tempo per darci una mano con turni H24. Quindi adesso diventa una situazione veramente, veramente importante e difficile.